Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Minecraft, un episodio che vi avevo promesso, questa è una promessa più che un episodio praticamente. E che cos'è esattamente? Ve lo ricordate quando c'era il vecchio reame che portavo settimanalmente i video? E vi avevo promesso che vi avrei riportato il vecchio reame quando fosse uscito il modo, il sistema per registrare Minecraft in RTX. Ragazzi, ci siamo. Potremmo gustarci il vecchio reame in RTX. E ho intenzione ovviamente di metterlo anche sul nuovo, come vedrete martedì sera. Perché? Il perché voglio farlo? Beh, il perché voglio farlo a breve lo vedremo. Comunque, come fare ragazzi? Per chi ha Windows 10 Bedrock Edition, Windows 10 Edition di Minecraft, non la Java ragazzi, è la Bedrock, mi raccomando. In pratica dovete scaricarvi il pacchetto che vi ho messo in descrizione di questo video, quindi lo trovate nella descrizione ragazzi, è un file direttamente di Nvidia, quindi ufficiale. Loro la chiamano versione demo, però funziona benissimo, funziona egregiamente, poi lo andremo a vedere. E in pratica una volta che ci cliccate due volte sopra, se avete già installato Minecraft, vi ritroverete il pacchetto qui, tra i miei pacchetti in teoria. Se poi lo andate a abilitare, c'è scritto attiva, ci sarà scritto, ve lo metterà appunto tra quelli attivi. E si chiama Nvidia PRB Pixel Art with Blockworks, ok? In pratica è quello che abilita RTX. Mi raccomando, oltre a fare questo, cioè doppio clic sul file che vi metto in descrizione una volta scaricato ovviamente, dovete andare su video e controllare di avere attivo l'upscaling e il ray tracing e la distanza di rendering tracing, che questa la deciderete voi un po', perché in pratica più che la mettete lontano, più che appesantirà, l'ho detta giusto, vero? Il vostro gameplay, quindi occhio a non metterlo troppo alto. Qui per ora è tutto al massimo, vedremo un po' se andrà tutto bene. Come vedete anche le varie impostazioni sono tutte al massimo, le lasciamo così perché ci piace in questo modo. Quindi facciamo gioca e andiamo a vederci il vecchio reame in RTX. Pronti ragazzi? Quello che vedete in alto, le texture error, sono quelle relative, qui intanto abbasso, altrimenti vi spoilerò cose, sono quelle relative alle nuove texture di Minecraft, cioè quelle della Crimson, del legno deformato, le ultime che hanno messo in pratica, perché queste impostazioni che ha rilasciato Nvidia sono dell'11 dicembre. E quindi, in pratica, quello che è successo, intanto io alzo leggerissimamente la visuale, è che ancora non sono aggiornate a quell'ultima versione. Ovviamente potete farlo da soli, se volete farlo, ci mancherebbe altro. Io intanto metto nelle impostazioni di gioco la modalità creativa, così almeno... Sì, va bene, tanto è un mondo privato questo. Non vi preoccupate, ho più copie di questo mondo che non so neanche io di cosa, quindi tranquilli. Non me l'ha messa in creativa? Attenzione, attenzione, come mai? Sopravvivenza, creativa, perché la modalità di gioco personale non me l'aveva cambiata. Attenzione, ci allontaniamo leggermente. Guardate già qui col sole che figata, ragazzi. Ve lo ricordate il vecchio reame? Lo ricordate ancora il vecchio reame, ragazzi? Vecchio reame RTX. Io... non so cosa dirvi se non che è una figata pazzesca, specialmente al tramonto, all'alba e durante la notte. E quando fa buio in Minecraft RTX, ragazzi, fa buio davvero. Non si vede un ciufolo. Se non avete delle torce, siete fregati. Siete fregati. Lo vedremo, lo vedremo, perché ho intenzione di mostrarvelo. Tanto andiamo verso casa mia, verso la torre, perché voglio farvi vedere una cosa, visto che è... praticamente questo, ovviamente questo mondo non era studiato per l'RTX, quindi non abbiamo cose fantascientifiche fatte apposta per l'RTX, però abbiamo dei vetri che funzionano come dovrebbero, come si può vedere, riflettono eccetera. Guardate dove ho il mirino, c'è Luigi, guardate, questo è Luigi, che figata ragazzi. Dai, se non è una figata questa, che deve essere? Cioè voglio dire, dai. Guardate un po' anche i vetri blu. Tra l'altro, la colorazione dei vetri influisce poi sulla qualità di visuale che andremo ad avere. Infatti, qui fuori è bel tempo, avete visto, no? Era giorno. Guardate un po', ora qui non ci sono finestre, però guardate che spettacolo l'illuminazione.
Sembra un'altra cosa. Guardate un po' qua sopra. Io ora salirò del tutto. Guardate. Sembra buio. Sembra buio per l'illuminazione blu. E questa è l'acqua. Ok? Acqua. Vabbè. Allora, ditemi voi se questo non è una figata pazzesca. Guardate, sopra c'è il cielo. C'è sereno. Ogni tanto mi zittisco perché... Boh, ditemi voi se questo non è semplicemente bellissimo. Guardate, l'Hello Kitty che aveva fatto Silvia che è rispecchiato in questo blocco. Immaginatevi voi a fare un mondo come di solito fanno, cioè con i creatori, con questi blocchi, questi tipi di blocchi, anche quelli metallici, fatti appositamente per esaltare le caratteristiche di RTX. Diventa bellissimo. La vecchia scritta di Axios, no. Mamma mia che ricordi, ragazzi. Io spero di stare inquadrando nel frattempo anche le vostre vecchie case, quello che avevate costruito un po', perché ci tengo particolarmente, visto che era una cosa che avevamo fatto tutti insieme ed era bellissima, veramente bellissima. Qui scatticchia leggerissimamente, ma guardate voi. Guardate un po', ragazzi, al buio cosa non sarà, e lo vedremo a breve. E lo vedremo, intanto vado un po' in giro. Guardate un po' qui. Che è? Chi sta affogando? Ah, l'acqua là, ok, perfetto. Non stavo capendo che cosa succedeva. Guardate qui l'effetto luce in questa zona. Che figata, ragazzi. Lo dirò 20 miliardi di volte in questo video, ma ci sta tutto. Minecraft RTX. Io vi ricordo che lo potete installare anche voi se avete un PC Windows 10 con Minecraft Windows 10 Edition installato sopra, e se avete una scheda grafica Nvidia 2000 dalla 2060 in su in pratica 2060, 70, 80, 3060, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle lì, quelle abilitate RTX, mi raccomando. Lo potete fare e lo potete mettere anche voi. E guardate l'assurda figata che ha questo Minecraft. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Attendiamo che faccia buio. Anche un piccolo bosco di giorno in effetti non è male da mostrare. Non è niente male da mostrare come cosa. Guardate un po'. Ovviamente anche le texture sono modificate. Infatti se mettete questo pacchetto di texture e non avete RTX, le troverete comunque modificate rispetto al normale. È ovvio che a quel punto sarà semplicemente un pacchetto come un altro. Non ci sarà un effettivo cambiamento, un effettivo miglioramento per quanto riguarda gli effetti di luce, in quanto appunto è il ray tracing che è alla fine RTX, cioè è in pratica il tracciamento della luce che rimbalza sulle pareti e sulle varie superfici a fare questo effetto grafico molto particolare. Questo era il boschetto delle mele, per chi giocava. Non so se ve lo ricordate, magari qualcuno di voi era nel reame. O era stato nel reame e quindi magari un po' se lo ricorda. Quindi occhio, se non avete una scheda... Salve, Orso. Lei non si arrabbi, la sto guardando e... Non si arrabbi, la prego. Non le sto facendo niente. No, non la voglio... Ok, la coda. Questa è la coda. No, non le voglio... No, si è arrabbiato. Attenzione, si è arrabbiato. Attenzione. Non volevo fare niente di molesto, lo giuro. Comunque, dicevo, occhio, perché se non avete una versione RTX, appunto una scheda video RTX, in pratica, guardate un po' il buio. Così è buio davvero, E guardate. Dopo andremo a vedere in miniera, perché voglio farvi vedere la miniera anche. Guardate un po'. Mamma mia. Non mi funziona un ciufolo se non avete una scheda video RTX. Quindi mi raccomando, occhio dove lo installate, come lo installate, eccetera. Ci siamo, ragazzi. È il tramonto. Guardate un po'. Guardate un po'.
Cosa non cambia piano piano? Che illuminazione c'è nella città? Uguale a prima, no? Sembra il vecchio Minecraft, non trovate anche voi? Mi aspettate. Ovviamente il calcolo del ray tracing è a tranci, come avete visto prima, quindi calcola fino a un certo punto. Vedete, devo avvicinarmi per far spawnare effettivamente la luce ovunque. Ma questo è il problema, diciamo così, di Minecraft. Guardate voi. Guardate com'è. Col sole che va giù in lontananza e la luna che sale. Guardate questa casa come rende in ray tracing. Non mi ricordo di chi era, ma guardate voi come rende in ray tracing. Quelle che vedete qui sono le luci di dietro. Vedete queste torce? Queste luci gialle? Sono le torce dietro di noi. Bellissimo. A dir poco bellissimo, ragazzi. Faccio un giretto qui anche per mostrarvi un po' bene tutto. Questo, ecco che cos'è questo. Questo è un blocco che in teoria le texture non hanno. E che sarebbe da aggiungere manualmente al pacchetto texture in pratica. Se lo volete fare lo potete fare, in quanto le texture che troverete sono apribili e customizzabili comunque. Trovate tutte le informazioni del caso sul link Nvidia che vi darò, quindi non vi preoccupate ragazzi, controllate lì. Ovviamente io non sono un esperto di grafica, dovete avere Photoshop o cose del genere per effettivamente far funzionare appieno il tutto, in quanto qui si parla davvero di modifica grafica dei vari oggetti, quindi delle texture degli oggetti, per come poi viene riflessa l'illuminazione e tutto quanto, perciò è una cosa seria. Quindi mi raccomando, ragazzi, occhio anche a quello che fate, perché poteste anche fare danni. Perciò occhio, mi raccomando. Guardate l'acqua. Il pacchetto che vi rilascio io è quello rilasciato da Nvidia. Quindi non vi preoccupate, è tutto ok, come potete vedere. Però se andate a modificare cose voi, poi sono guai. Questa ve la ricordate, ragazzi? La nostra base sotterranea. Andiamo sott'acqua. Mamma mia. Guardate qua. Guardate che roba, ragazzi. Che spettacolo. Ora non mi ricordo da dove si entrava, forse da qui? Perché mi sembrava ci fossero... c'era un tunnel, mi ricordo, per entrare qua. Io ora lo romperò praticamente e quindi inabisserò i fondali. No? Esatto. Eccolo qui, infatti. Mettiamo una toppa. Benissimo. Prima che succeda il disastro qua sotto. E risaliamo. Guardate un po' quanta luce fanno questi blocchi adesso. Guardate. Boh. Io veramente mi emoziono ogni volta che vedo questa cosa. Poi con questi suonini bellissimi della musica di Minecraft, le soddisfazioni proprio, eh. Non si vede niente perché fuori è buio, ovviamente. E quindi non c'è luce fuori. Però guardate voi. Guardate il riflesso della luce sulla roccia. Sul vetro. Guardate il vetro. Guardate voi. Che vi deve dire uno? Se come me facevate parte appunto di questo reame, qualcosa vi si deve essere sbloccato per forza. Cioè è troppo... troppo bello. Intanto qui voliamo per fare prima, perché altrimenti ci mettiamo una vita. Mi ricordo che questa zona era lunghissima. Abbiamo fatto tunnel lunghissimi qui per arrivarci. Ok, dovremmo esserci. E questo, dovevamo riuscire verso casa mia, se non ricordo male, no? Era sotto la casa comune.
questa zona. Esatto. Ragazzi, guardate com'è al buio, con le torce che riflettono sull'acqua. Guardate, guardate cosa non è. Immaginatelo nei vostri mondi, perché quel pacchetto texture che vi ho dato lo potete utilizzare per tutti i vostri mondi. Ovviamente non è solo texture, ma abilità ray tracing è quel pacchetto, ed è quello che fa la differenza. E paradossalmente vi alleggerisce anche il carico della CPU e della GPU, cioè in pratica vi alleggerisce il gioco, paradossalmente. Migliora la grafica e alleggerisce il gioco, è fantastico. Guardate qua. Quello l'avevo creato in un tutorial, se non ricordo male. Il cuore del mare. La luna. Questa è la luna. E vabbè. E vabbè. Che spettacolo. Spero vi stia piacendo questo video, lo so che magari c'è chi non gli frega niente il ray tracing eccetera, però visto che io spero di starvi dando la possibilità di metterlo anche voi per i vostri mondi, magari non lo sapevate ancora, e guardate un po' le scie di luce. E visto che questo pacco texture, a parte qualche piccola texture mancante, e ce ne sono veramente poche come avete visto, c'era solo un blocco in tutto sto reame, c'è un blocco, che è gigantesco. Ovviamente, io spero lo userete per vedere i vostri mondi in questo modo. Spero di avervi dato una mano, ovviamente, nel farlo. Nel caso, like, ragazzi, mi raccomando, like e condividete. Perché tutti coloro che hanno una scheda grafica e Nvidia RTX si meritano di vedere sta cosa nei loro mondi. Sta barca. Siamo all'alba, ragazzi. Nel frattempo arriva l'alba. E dove la possiamo vedere? Vediamo un po' qui. Cosa? Perché nascerà di qua. Quindi forse vederla da sopra questo tetto sarebbe la cosa migliore. Poi dopo scendiamo, eh. Pronti, ragazzi? Anzi, da questo tetto, mi piace di più. L'alba. La magia dell'alba. Il sole che cresce piano piano. La luce delle torce che piano piano si affievolisce. Non è istantaneo, piano piano si affievolisce. E poi avrà uno scatto. Guardate un po'. Piano piano le torce funzionano sempre meno. Il colore della luce cambia, come vedete. Guardate, c'è una specie di nebbiolina. Guardate voi. Guardate che meraviglia. Cresce sempre più. Mamma mia. Ora per l'appunto c'è un monte là, maledizione. Volevo stare un po' qui sopra. Questo secondo me è il momento più magico che c'è qui, in questa versione RTX di Minecraft. Perché vi fa proprio gustare l'alba. Ve la fa proprio gustare. Cioè io non so voi, ma a me fa questo effetto qui. È quell'effetto mattina, no? Che avete tipo alle 7, alle 8 la mattina, quando magari è inverno, in questo periodo, il sole è basso, la mattina non si vede un ciufolo, ti viene dritto negli occhi, è quell'effetto lì. Però è meraviglioso visto in Minecraft, così. Questo era quello che volevo mostrarvi. Spero che vi piaccia quello che vi ho fatto vedere oggi. Noi intanto riguardiamo un po' anche il resto del reame perché era veramente immenso. Ve lo ricordate l'orticello?
Il golem fatto disfatto. L'EDD fatto disfatto, che era qui, ora al momento non c'è, perché l'ultima volta a quanto pare qualcuno l'aveva rotto. C'era il mega castello fatto qui fuori, ricordo, eccolo qua. Gira e rigira, non vi ho fatto vedere la lava, direte voi. È vero. Forse è meglio, no? Almeno ve lo scoprite da soli. Io intanto vi faccio vedere un po' di interni. Ma la lava... Dai, la scoprite da soli, va bene anche così, no? Guardate un po' la differenza tra l'interno e l'esterno. Quello è l'esterno e c'è il sole, guardate che spettacolo. Che gli vuoi dire a un gioco fatto così adesso? Sembra di vivere un'altra avventura, realmente, un'altra, completamente un'altra cosa. Spero, ripeto, che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto, che userete il pack che vi ho messo in descrizione, che è quello ufficiale demo di Nvidia, quindi scaricatelo con tranquillità, non vi preoccupate, dovete solo scaricarlo e farci doppio clic sopra per attivare la texture, poi andare, come vi ho fatto vedere all'inizio del video, ad attivarla effettivamente nel vostro gioco. E abilitare ovviamente RTX dalle impostazioni video, se avete una scheda grafica Nvidia RTX compatibile, quindi dalla 2060 in su, 2050, 2060, quelle lì, quelle compatibili, tanto lo vedete quali sono, non vi preoccupate. Per questo episodio di ritorno al Reame ci salutiamo qui, al vecchio Reame ci salutiamo qui. Io vi ricordo che adesso ogni martedì sera su Twitch sono live con un nuovo Reame, con coloro che sono abbonati al canale Twitch. Quindi se volete potete entrare anche voi abbonandovi al mio canale Twitch, poi mi scrivete in privato su Telegram, Instagram, dove volete, e io vi aggiungo al Reame, al nuovo Reame, che non è questo, ma che è quello che porto appunto martedì sera alle 9, ogni martedì sera alle 9 su Twitch, e giocare insieme a noi tutti insieme, se vi va ovviamente, nessuno vi obbliga. Detto questo, vi saluto, vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, e noi ci vediamo alla prossima. Dai, non potevo lasciarvi. Guardate qui. Guardate qui com'è in miniera. Adesso. Minerali di colore diverso, ovviamente. Guardate qui. E questa è illuminata. Immaginatevela... Credo siano lapislazzuli quelli. Immaginatevela senza torce, questa zona. Vedete, là è illuminato. Io sto bruciando ovviamente adesso, ma sono in creativa, quindi il fuoco non mi fa niente. Era... mi sembrava giusto e corretto mostrarvi però questa cosa, perché è magia. Mio parere è magia la lava qui adesso. E immaginatevelo nell'Eder, magari a spazi aperti. Guardate un po'. Lava che rispecchia nell'acqua. Mamma mia. Ora ci possiamo davvero salutare. Alla prossima, ragazzi.